Allora, buongiorno, vi chiedo scusa di non essere con voi, ma oggi ci sarà una manifestazione nazionale a Messina contro la realizzazione del ponte sullo Stretto. Io vorrei partire da Sigonella, proprio per restare a casa, per restare in Sicilia. In queste giornate si è parlato tantissimo del ruolo centrale di questa base per le operazioni di guerra a Gaza, era già successo per le operazioni di co-belligeranza delle forze armate statunitensi e della NATO rispetto allo scacchiere del conflitto russo-ucraina. Cioè Sigonella ha avuto un ruolo centrale, continua ad avere un ruolo centrale nelle operazioni di guerra a sostegno, nel caso russo-ucraino, delle forze armate di Kiev, nel caso di Gaza, delle forze armate di Israele. Invece non si è parlato assolutamente di quello che è accaduto a fine ottobre in questa base. Le forze armate statunitensi, in particolare la nuova forza istituita, quella per le Star War, per le guerre stellari, la forza spaziale statunitense, ha istituito proprio a Sigonella un distaccamento dei reparti di pronto intervento per le grandi operazioni satellitari e missilistiche. Si tratta di uno dei quattro distaccamenti che le forze spaziali statunitensi hanno istituito fuori dal territorio nazionale, quella di Sigonella, una in Corea, una in Giappone e una in Qatar. Di che si tratta? E di fatto si sta centralizzando in una sola struttura e tutte le operazioni satellitari e di controllo di pronto allarme missilistico in caso di conflitto nucleare, assegnandole alle forze spaziali. Washington sta investendo enormi risorse finanziarie in questo settore. Soltanto nel bilancio 2024 ci sono circa 33,5 miliardi per le guerre stellari. E ovviamente Sigonella avrà un ruolo centrale, senza che questo ovviamente sia mai passato da un confronto in sede parlamentare o che il governo abbia sentito il dovere di comunicare ai media e al governo italiano la decisione di concedere l'uso di questa base militare per le grandi operazioni, che sono operazioni che hanno un'enorme ricaduta sull'escalation del riarmo nucleare. Cioè si tratta esattamente di questa nuova prospettiva di rafforzamento del ruolo di Washington nel controllo del nucleare. Questo comporta ovviamente un ulteriore rafforzamento del predominio statunitense all'interno della NATO in quelli che sono i due settori che hanno visto i maggiori investimenti finanziari dopo il vertice, l'ultimo vertice NATO di Vilnius in Lituania. Proprio le Star War, proprio la cosiddetta difesa missilistica nucleare della NATO, ma soprattutto l'ulteriore rafforzamento della visione strategica del nucleare come degli effetti centrali e portanti delle nuove strategie NATO, hanno comportato un ulteriore rafforzamento aggressivo sia in campo stellare sia in campo nucleare, ovviamente con l'obiettivo di rafforzare il ruolo centrale della NATO e in questo caso ovviamente di Washington, che rimette nuovamente il predominio su un'alleanza che aveva tentato di fatto di equilibrare le relazioni tra le potenze europee e Washington, e ovviamente in questa escalation militare del confronto scontro con la Russia e ovviamente con la Cina. Il recente vertice della NATO ha ulteriormente messo l'attenzione non soltanto al rafforzamento del dispositivo statunitense della NATO in Europa orientale, si tratta di costituire nuove brigate di pronto intervento, circa 300.000 uomini pronti a intervenire nello scacchiere di guerra antirusso alla frontiera con la Russia, alla frontiera con la Bielorussia
Ecco l'Ucraina. No, la NATO fa qualcosa in più, la sua visione ormai di globalità, di sostituzione ormai come unico soggetto, come unico impero che determina le scelte di politica internazionale, molta attenzione viene data anche al cosiddetto fianco sud dell'alleanza. Il fianco sud che è quello del cosiddetto Mediterraneo allargato, del continente africano e del Medio Oriente, in cui la NATO non interviene soltanto in nome della difesa e della sicurezza contro le organizzazioni terroristiche o definite tali, ma si propone come il soggetto unico per regolare fenomeni sociali, economici, il cambiamento climatico, i flussi migratori, la desertificazione, la fame, cioè un soggetto pronto a intervenire anche in una funzione di tipo di regolare l'economia, regolare le relazioni sociali, relegare e regolare anche le trasformazioni e il cambiamento climatico. Ovviamente questo comporta la decisione di investire ulteriori risorse finanziarie ed economiche, soprattutto nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie di morte. Il vertice di Vilnius ha deciso che il 20% dei bilanci della difesa dei paesi membri della NATO vengano dedicati proprio nelle ricerche di nuove tecnologie di morte, e soprattutto ha imposto che entro 2 o 3 anni tutti i paesi si adeguino a investire il 2% del prodotto interno lordo soltanto in spese militari. Questo nonostante lo stesso segretario della NATO a Vilnius abbia sentito il dovere di ringraziare tutti i paesi come Canada e i paesi europei che soltanto nell'ultimo anno hanno visto una crescita delle spese militari che per poco non ha sfiorato il 10% in un anno. Pertanto siamo veramente in una enorme, sempre più investimento di risorse finanziarie sottratte alle spese sociali, sottratte al welfare e sempre di più destinate alle spese militari, all'acquisto di nuovi sistemi, ma come dicevo prima, anche a favore delle università per una maggiore ricerca, un maggiore investimento nello sviluppo di nuove tecnologie. Stolberg ha sentito il dovere di ringraziare e ha detto che più di 450 miliardi di dollari sono stati spesi da Canada e paesi europei a partire dal 2014. Questo per rendersi conto dell'enorme depauperamento di risorse finanziarie e economiche. A questo si è aggiunto ulteriormente la stretta sull'Unione Europea. L'Unione Europea che ormai è sempre più integrata nelle strategie militari della NATO e che, consentitemi di dire, ormai è diventato un vero e proprio bancomat della NATO. Quando la NATO ha bisogno di ulteriori risorse finanziarie per oleare l'industria militare, il complesso militare e industriale bellico e soprattutto per incentivare la ricerca scientifica, si rivolge all'Unione Europea. E si rivolge all'Unione Europea anche nella scelta di potenziare le reti infrastrutturali, soprattutto quelle in Europa, le reti stradali, ferroviarie, autostradali e portuali, per accelerare e rafforzare le capacità di mobilità militare, cioè rendere sempre più mobili le forze armate NATO e statunitensi nel continente europeo, riducendo i tempi di percorrenza e dando enorme velocità per rafforzare ovviamente innanzitutto il fianco europeo, cioè dell'est Europa, cioè rendere sempre più potente, sempre più mobile le forze armate per contrastare la Russia, ma ovviamente anche con un occhio al fianco sud. E in questo ci sono delle enormi, pesanti ricadute sul territorio italiano, di cui purtroppo anche di questo non se ne parla. Non era soltanto la presenza di un nuovo reparto delle Star Wars, delle Guerre Stellari a Sigonella, ma pensiamo a quello che comporterà queste scelte nell'investimento finanziario, nella ricerca da parte della NATO in questo grande progetto per cui sono già stati investiti più di 1 miliardo di euro, che si chiama Diana. Diana sono acceleratori nella ricerca, soprattutto nel settore
settore aerospaziale, delle cyber security, dei droni, dei nuovi sistemi automatizzati, e uno dei poli centrali di ricerca sarà istituito nella città di Torino e vedrà insieme il Politecnico, Leonardo, altre start-up e la cittadella aerospaziale, che con i soldi del PNRR si sta per realizzare nell'ex lingotto, l'ex industria Fiat di Torino. Ovviamente con ricadute in seconda battuta, Diana, questo enorme progetto di ricerca NATO, oltre che investire Torino, vedrà investire le città e ovviamente l'economia, i territori, le industrie, il settore accademico e di ricerca di La Spezia e di Capua in Napoli. A questo si aggiungono tutta una serie di processi di militarizzazione dei territori che hanno avuto un'ulteriore accelerazione sia come effetto della fratricida guerra russo-ucraina, ma ovviamente anche con l'escalation dei conflitti in atto nel continente africano e purtroppo, come abbiamo visto a Gaza e in Medio Oriente. Parlavo del riprivilegiare la ricerca, l'investimento nel settore nucleare. Ovviamente questo ha comportato l'arrivo a Ghedi, in provincia di Brescia, e ad Aviano, in provincia di Pordenone, delle nuove B-61-12, le nuove testate nucleari tattiche di proprietà delle forze armate statunitensi, ma che in situazioni di crisi o di conflitto possono essere messe a disposizione dei partner europei e nel caso specifico italiano dei cacciabombardieri di quinta generazione F-35 presenti ad Amendola e guarda caso anche portati nella base di Ghedi. Ma stiamo assistendo a un ulteriore potenziamento della cittadella ormai convertita, vera e propria roccaforte militare di Vicenza. Abbiamo assistito negli anni scorsi all'arrivo della 173esima brigata aviotrasportata dell'esercito USA, i parade eccellenza delle forze armate. Ma è in atto un progetto plurimilionario per la realizzazione di nuovi alloggi, più di 450 alloggi per l'esercito statunitense presente in quest'area. Per non dimenticare quello che sta accadendo nelle Puglie, anche in effetto dell'accentuarsi dell'escalation del conflitto in Est Europa e Medio Oriente, dove ormai si sta potenziando enormemente il dispositivo aeroportuale, penso alla base di Galatina in provincia di Lecce, alla base di Amendola, ormai vera e capitale dei droni italiani, ma riguarda anche il rafforzamento del dispositivo navale. La base di Taranto, una delle principali basi della Marina Militare, ha in corso un enorme progetto di ampliamento per consentire l'arrivo delle portaerei e non soltanto ovviamente di quelle italiane direttamente nel Mar Grande di Taranto. Ma quello che sta accadendo purtroppo anche in Campania, dove la grande base NATO di Lago Patria ha un ulteriore potenziamento infrastrutturale, anche perché a Lago Patria c'è e assegnato il coordinamento operativo di tutte le operazioni NATO nello scacchiere del fianco sud, pertanto nel continente africano, nel Medio Oriente, ma che sempre di più è proiettato al potenziamento europeo. E non dimentichiamoci purtroppo che anche una città come Firenze, che conosciamo per essere patrimonio dell'umanità per la sua importanza architettonica, culturale, artistica, eccetera, e che invece viene convertita nella base di comando delle nuove forze di pronto intervento della NATO per lo scacchiere mediterraneo. E questo comporta che proprio il comando dell'esercito, che oggi ha sotto il proprio controllo le quattro grandi brigate di pronto intervento schierate in Piemonte e in Friuli Venezia Giulia, brigate che tra l'altro sono sempre più integrate nella forza di pronto intervento NATO e che oggi sono schierate a ridosso della Russia nelle operazioni NATO di contenimento delle forze armate di Mosca, ebbene questo da comando di divisione diventerà proprio un comando NATO che avrà il compito di coordinare anche le altre forze che
paesi europei della NATO metteranno a disposizione per le operazioni di pronto intervento nel continente africano e nel Medio Oriente. A questo purtroppo si aggiunge quello che sta accadendo in Sicilia. Parlavo poco fa di Sigonella, ma Sigonella purtroppo non è soltanto, non sarà soltanto la grande base per le Star War, per le guerre stellari statunitensi. Sigonella, già capitale mondiale dei droni di guerra delle forze armate statunitensi, dei droni di guerra delle forze armate NATO e italiane, diventerà il grande hub della NATO per le operazioni di rifornimento in volo. E sono stati espropriati 100 ettari di terra per allungare le piste e consentire gli atterraggi e i decolli dei grandi aerei cisterna, perché nelle nuove strategie della NATO, lo dicevo poco fa, la NATO ha bisogno di trasferirsi da una parte all'altra del globo con velocità immediate. Non c'è più tempo di far atterrare i cacciabombardieri devono essere riforniti in volo. Ecco, Sigonella avrà proprio il compito di ponte aereo per gli aerei cisterna che si trasferiscono dal nord verso il sud del mondo, dagli Stati Uniti direttamente agli scacchieri di guerra in Medio Oriente, nel Caucaso e nell'Est Europa. A questo credo che bisogna rispondere per concludere con una grande mobilitazione per impedire l'ulteriore militarizzazione dell'economia, l'ulteriore militarizzazione della spesa pubblica, l'ulteriore militarizzazione della ricerca nel nostro paese e l'ulteriore militarizzazione di sempre più ampi pezzi di territorio che vengono espropriati e convertiti in strutture di morte. E credo che questo debba essere fatto con tutti quei movimenti che nel nostro paese si stanno opponendo alle grandi opere, il TAV in Val Susa, il ponte sullo Stretto, i passanti, opere che rientrano nella logica militare, che rientrano nella logica della mobilità militare e vanno fatte a fianco di tutti di quei movimenti, di quei comitati che si stanno opponendo ai grandi progetti energetici che puntano a rafforzare il ruolo del nostro paese come piattaforma del fossile, come piattaforma attraverso il potenziamento degli oleodotti, dei gasdotti, funzionali alle logiche di guerra, alle logiche di controllo planetario degli Stati Uniti e della NATO.